Buongiorno ragazzi, eccola qui, la vedete la mappa dei mezzi di trasporto berlinese, ecco qui il ring e qui siamo noi, Afrikanische Straße, oggi vi porto sulla U6 fino ad Alt Tegel a vedere il Tegase. Vediamo che nel frattempo io vi faccio vedere un po' questa stazione, vedete? Potete vedere altri animali, non li inquadro bene perché vogliamo semplicemente inquadrare un pochino il treno che sta arrivando, sul quale saliremo e che ci porterà al capolinea della U6 verso nord, verso Alt Tegel. Ci farà una passeggiata al Tegelsee, il secondo lago più grande di Berlino dopo il Wannsee. Ecco, avete visto la fermata Alt Tegel? E qui comincia una passeggiatina che ci condurrà diritti diritti al laghetto. Potete vedere, amici, l'angolo del gelato, quindi chiaramente una gelateria italiana, poi Toben e qui ancora una gelateria italiana e ancora qui ne vediamo un'altra ancora italiana, incredibilmente. Solo ad Alt Tegel, nel giro di 50 metri, ci sono tre gelaterie italiane. E proseguendo, vedete questa bella casetta, è un bel ristorantino, una casa dove poter fare brunch, molto molto carino. Proseguiamo ancora verso il laghetto, nel frattempo vi faccio vedere insomma come si struttura questa parte della città che a dire il vero sembra più Germania e meno Berlino. Ecco qui, vediamo, facciamo una passeggiata, ancora una pasticceria italiana, La Donna, potete vedere. Andando avanti, vedete questi bei tavolini messi fuori dai vari ristoratori e bar. Ecco qui, continuiamo la nostra passeggiata, faccio vedere ancora le attività che finalmente hanno ripreso quasi a pieno regime dopo un periodo di stasi dovuto alla pandemia. Andiamo avanti, ancora vedete molto alberato, insomma è una bella passeggiata anche già prima di arrivare al lago. In sottofondo, sì, sullo sfondo forse riuscite già a intravedere l'azzurro del lago che adesso andremo a vedere e ci facciamo una piccola passeggiata. Eccoci qui, quindi vi faccio vedere un pochino il panorama appena ci si arriva a questo laghetto, una bella cabina telefonica stile British e niente, progrediamo un pochino, ecco una barca sulla quale c'è scritto Berlino con il simbolo dell'orso tipico della città di Berlino, appunto vedete. Questa parte molto alberata, delle panchine, persone a prendere il sole. Ecco, qui sulla destra ci sono i noleggi delle barche, piccole, grandi, pedalò in generale, più proseguiremo e più ce ne saranno, mentre sull'altro lato è un pochino più selvaggio. Anche se comunque Tegel è così grande che non basterebbe un video di 3 ore per farvela esplorare.
vedere, vi anticipavo precedentemente, si possono affittare pedalò, barchette, canoe e quant'altro. Vedete qui, cioè, sono punti di ristoro e a fianco a questi punti di ristoro appunto il Bootsvermietung, è appunto per il noleggio delle barche. Saliamo sul ponte, così vi faccio vedere un po' da un'altra prospettiva il lago. Vedete questo ponte come è fatto, di un colore abbastanza atipico per le strutture in metallo dei ponti standard, almeno per quanto io ne sappia. Ecco, guardate qui su questa parte il Teglasé diventa un piccolo canale sul quale, adesso vi farò vedere meglio, ci sono delle belle casette i cui proprietari hanno effettivamente anche accesso tramite acqua. Sì, è molto particolare secondo me. Ecco, vi inquadro da quest'altro lato di nuovo. E adesso scendiamo dal ponte e andiamoci a fare una passeggiata lungo il lago. Qui adesso scendiamo dal ponte e proseguiamo la nostra passeggiata. Eccoci qui, scendiamo qui a sinistra in modo tale che possiamo continuare lungo il litorale. Ecco, guardate, molto alberato, lago molto vasto, la cui grandezza non la si percepisce da questa distanza, a dire il vero, in quanto è abbastanza frastagliato, una forma abbastanza irregolare, per cui quando lo si guarda da qui si perdono alcuni punti. I due palazzi che vi inquadro in realtà stanno dal lato opposto, sono agli antipodi, e su questi palazzi ci sono dei bellissimi murales, dei disegni che qualche giorno vi porterò a vedere. Ancora un luogo dove si possono noleggiare barche e io a questo punto mi cercherò una piccola panchina sulla riva del fiume, così mi posso riposare un pochino e rilassare. Questo nel frattempo è una installazione o una scultura o un monumento, non so come definirlo e non so nemmeno quale sia il suo significato. Ecco un altro ponticello, lo attraversiamo e andiamo a cercare un posto dove poterci sedere. Ecco qui, credo di averlo trovato. E con questo vi lascio, facendovi vedere ancora dei luoghi dove ci si può sedere, delle panchine, dei campetti da ping pong, e poi dopo mi andrò a sedere sulla mia panchina. Vi lascio, vi ringrazio per aver passeggiato anche oggi con me, per avermi fatto compagnia. Ci vediamo al prossimo appuntamento, non si sa quando, non si sa dove e non si sa perché. Grazie, ciao ragazzi.
Mi posso finalmente riposare un poco sulla panchina con il laghetto dietro. A dopo.